Si è tenuta giovedì 25 luglio a Villa Matarazzo la presentazione della guida di Repubblica dedicata al Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. 332 pagine di promozione dei luoghi più belli e rappresentativi del territorio. Un mare pluripremiato, la suggestione di riti antichi, la dieta mediterranea, le aree marine protette, i riconoscimenti UNESCO. Questo e molto altro è ben rappresentato tra le pagine della pubblicazione diretta da Giuseppe Cerasa. Siamo contenti perché veramente l'entusiasmo che c'era questa sera con i nostri produttori, con le aziende a marchio parco, con tanti amministratori e sindaci del territorio, con tanti giornalisti, veramente ci riempie il cuore di gioia e di orgoglio, perché vedere un territorio così vivo, così attivo e finalmente, consentitemelo, vedere l'orgoglio nei nostri produttori è una delle cose più belle di questa giornata, di questo periodo. Stiamo facendo veramente un grande sforzo, un grande lavoro, stiamo cercando di promuovere il territorio, ma soprattutto di riportare il parco a quello che deve essere un parco nazionale, cioè un grande ente di promozione per il territorio nel quale viviamo. Poi facciamo anche le proposte, poi facciamo anche da stimolo per cercare di migliorare le strade, di migliorare tutto ciò che c'è nel nostro territorio, per oggi riportiamo il parco a quello che deve essere, cioè l'ente di promozione, perché altrimenti si punta il dito contro il parco per cose rispetto alle quali il parco non ha alcuna competenza o non ha alcuna possibilità di intervento. Ecco, io mi fa piacere che da questa giornata sia venuto fuori questo messaggio e la guida di Repubblica, che è la più venduta in Italia, e questo ci rende veramente orgogliosi, nella guida di Repubblica c'è tutto il patrimonio che noi abbiamo. In quelle 332 pagine ci sono veramente, c'è la storia, ci sono i siti UNESCO, c'è la dieta mediterranea, ci sono le aree marine protette, c'è ogni singolo comune, e pensiamo che nel momento in cui stiamo parlando la nostra guida, quindi il Parco Nazionale del Cilento, Valleone e Alburni, tutti i comuni del territorio, la dieta mediterranea e tanto altro è in tutte le edicole d'Italia e lo sarà per, e ci sarà per 3 mesi e in tutte le librerie d'Italia. Io penso che è un risultato straordinario. Noi continueremo nell'azione di promozione di un territorio, certo dobbiamo migliorare i servizi, dobbiamo migliorare tante cose che magari non funzionano, e lo faremo con forza, con determinazione, con coraggio, così come abbiamo fatto fino a questo momento. La scelta del Cilento, della guida del Cilento, è un segnale intanto di amore e di rispetto per il territorio, di valorizzazione dell'ambiente, e con questo Repubblica intende affiancarsi a chi opera sul territorio per valorizzare le eccellenze del territorio nel senso imprenditoriale ma anche artistico e culturale, e per dare il nostro contributo a combattere il fenomeno dello spopolamento, dell'allontanamento dei giovani da un territorio invece che è ricchissimo di potenzialità e che può dare lavoro a tutti e incentivare e incoraggiare chi ha voglia di fare e di difendere questo paesaggio meraviglioso. È già in edicola da un po', come stanno andando le vendite? Le vendite stanno andando molto bene, attualmente è tra le più vendute in Italia. In genere il territorio campano risponde sempre molto bene dal punto di vista della promozione turistico-culturale, e anche il Cilento sta dando un segnale molto forte, io direi quasi identitario, perché si identifica appunto in iniziative volte a premiare con onestà e con grande impegno chi lavora e chi difende la dignità del lavoro e del proprio territorio. Ma io non venivo da anni, ma ho trovato il Cilento ancora più bello e ammaliante, oserei dire, cioè dove c'è una valorizzazione della natura, delle bellezze del mare, del territorio, del verde, un equilibrio che è difficilmente immaginabile, quindi è un'entità da proteggere, da valorizzare e da difendere in tutti i modi, esaltando le bellezze. La nostra guida ha proprio questa missione di esaltare le bellezze dei territori quando le bellezze ci sono, e qui non c'è che l'imbarazzo della scelta, quindi una guida che ha avuto già un grandissimo successo, speriamo che continui ad averlo, perché il Cilento deve essere conosciuto in tutto il mondo, ed è per questo che vogliamo fare un'edizione in cinese e un'edizione in inglese per far diventare la guida del Cilento una guida planetaria. Grazie al parco, grazie al presidente Pellegrino che insomma ha colto a volo insieme a questa possibilità data da Repubblica, quindi oltre diciamo le attività istituzionali, insomma fra queste rientra anche l'attività di promozione di un territorio così importante. Quindi credo che fra le finalità del parco rientra anche quella di promuovere un territorio così bello, perché insomma noi siamo impegnati nella conservazione, però dobbiamo anche
avere la capacità di far conoscere queste bellezze, di far conoscere lo sforzo, di far conoscere la valorizzazione e la trasformazione che questi territori stanno avendo e che, insomma, che tanti amministratori e che tanti sindaci sono impegnati a conservare.